ci troviamo a San Insan, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, luogo di partenza e arrivo del Tre Sentieri e Luoghi della Memoria, che si corre ogni anno il 25 aprile per ricordare i partigiani che con tanto sacrificio ci hanno donato la libertà. Ci troviamo alla Cappella dei Partigiani di Amai, dove all'SLM Trail abbiamo un qualcosa da regolamento che nessun altro trail ha. 10 secondi di stop per tutti i concorrenti dal primo all'ultimo per dare un tributo di rispetto a chi è qui è morto per permetterci di correre in libertà. E qui con noi c'è Nedo Vinzio, il presidente ANPI regionale, che ha creduto in questo progetto. Buongiorno, sì, ho creduto immediatamente dalla prima edizione. I compagni dell'ANPI di San Insan hanno proposto questa competizione e abbiamo subito creduto in questa cosa. Questo è il secondo anno che non possiamo fare fisicamente la corsa, ma ciò non toglie che l'ANPI ha creduto e crede a questa cosa e crede che sia importante anche oggi essere qua. Il prossimo anno sarà cambiato, speriamo, la situazione, e quindi oggi siamo qua per riaffermare il ruolo del ricordo dell'ANPI e il ruolo delle competizioni come questa, che contribuiscono in modo significativo a questo fatto. Grazie, buon 25 aprile. Grazie a tutti, buon 25 aprile, e dall'SLM Trail arrivederci al 25 aprile 2022.